Caro maestro, la vita è una cosa meravigliosa. Metti una chiappa qua, una e allora divertiamoci. D'accordo. Vai. Io conoscevo una persona di Napoli che diceva sempre che ognuno ha il suo destino. Quindi non si muoveva da casa, non faceva niente, non lavorava. Aspettava il destino. Perché aspettava il destino e diceva che se era destino avrebbe trovato contratti di lavoro, cose. Non ho trovato mai non ho trovato mai niente. Allora adesso siamo in diretta, non ho detto. Quando avremo in replica, chiaramente ci sarà alla Vittorio Sgarbi, il che mi piace molto. Ciao Vittorio! Allora, signori, certo che la vita va affrontata, la vita è dura, la vita e la pagnotta non è mai sicura, come diceva sempre Gianluca Federici, mio carissimo amico. Non so e allora, un amico amico. No, lo sai. Ah, Gianluca. Sì, Gianluca. E allora, saluto signori. Gianluca. Signori, cioè la vita è dura, lo sappiamo tutti, no? Va affrontata. A volte non si ha la forza. Ci sono ancora donne nel 2000 che aspettano il momento per farsi mettere incinta, così però dopo, c'è un'altra cosa da dire. E dopo qua hanno il tetto assicurato e il mangiare però assicurato. Però c'è un'altra cosa da dire. Qua si punta sulla donna, però ci sono tanti maschi, 40 anni, che vivono sotto la pensione della madre di 300.000 lire. No, ci sono anche tanti uomini che vivono sotto l'ala della moglie. No. Però, sono tanti. Dico, però... Su quelli, se volete, vi racconto qualcosa anch'io. Sì. Ve ne potrei raccontare tanti di episodi, ma certo, è chiaro che noi tendiamo sempre a parlare della donna perché sono di più le donne che non lavorano, però andando avanti negli anni, andando verso il 2000, perché ormai mancano 2 anni, sono anche sempre di più gli uomini che non fanno niente, le donne vanno a lavorare, certo. Sì. Certo che un uomo che non lavora è, se voglio dire, sai quella canzone di Celentano che diceva chi non lavora non fa l'amore? Ma infatti non fanno neanche quello, vanno solo a p***. Noi che facciano questi qua? Rubano i soldi alla moglie e poi vanno a p***. A mezzogiorno, a mezzogiorno, sulla Paulese. Sì. Però, molto attenti, io ieri ho visto uno con un Mercedes nero targato Bergamo, so anche la targa, era perché cattivo. Io le prendo, io prendo tutte le targhe perché voglio fare una mia... Mamma mia! Voglio fare una cosa, una mia cosa. E io quando vedo questi ometti che si fermano, io non ce l'ho con le prostitute, assolutamente, perché voglio dire, anzi, tanto di cappello e di ammirazione perché fanno un lavoro che... e poi c'è anche un'altra! No, c'è anche nel un'altra. Senso che io non mi permetterei mai di parlare male di una prostituta perché vende una cosa che è sua, non è che l'ha rubata nessuno, però c'è che la sia sempre, cosa. O che ha fatto un mutuo per comprare quello che è in mezzo alle gambe, parliamoci chiaro, ecco. Allora, il contadino fa il leasing per comprare il trattore, la prostituta è nata con quella cosa lì. Che la voglia regalare, vendere, buttare via, attaccare a un albero, stendere a... portare a spasso col girello, fa quello che vuole. Però la mia amica pensava che le persone che fanno questo tipo di lavoro sono tutte giovani, né? Allora, strada facendo per andare a casa, c'è un pezzo di campagna liscio, dritto, e tutti i giorni una macchinettina rossa con una Opel rossa di 50 passani, una signora, anche no? 60, sì. Con cani, allora io dicevo così, guarda se fai, né, che quella lì va a fare quello. Ma che dici, quella è la proprietaria della terra! Di là e di qua, passa una settimana, due settimane, tre settimane, dico, ma questa che progetto starà facendo, Stefania? Quelli che vengono in macchina cosa sono, gli architetti? Comunque, stavo dicendo, state attenti sulla Paulese, perché noi la facciamo 4 volte al giorno. Attenzione! Io prendo le targhe di tutti, perché un giorno scriverò un libro su queste cose, su questo sputtaneggiamento della Paulese, che è una delle vie dove si sputtaneggia di più a Milano. Sono altre, però poi mi fa morire a me lo sputtaneggio. Senti, tu adesso hai preso il telefono della De Filippi e ti dà una grazia di foto. Lo sputtaneggiamento del mezzogiorno, del prima di pranzo, a me fa morire. Fa perché morire. Adesso è anche freddino, ma ci sono delle volte
che sono un 47-48 gradi, no? E c'è una prostituta che è uguale a Scilla, identica. Scilla di Beautiful. È uguale, per me è lei che ha perso il posto perché adesso sta morendo in Beautiful. Io vado in centralina, allora, che non ce la faccio più, a non dopo. Non potendo più fare la prostituta, l'attrice si è messa a fare la prostituta. Allora, con 47-48 gradi arrivano questi ometti tutti sudati come le vacche, cioè che cantonano lì in un angolino a spantare questo lavoretino che fanno, che di solito è un lavoretino molto svelto, e via. E vanno a casa dalla moglie, che è là che prepara il ragù. Tu come la vedi? Ma io ricordo. Poi chiedono sempre a me perché io non mi sposo. Il punto è questo, che c'è ancora qualcuno che si meraviglia del perché io non mi sposi. Ma come se fosse obbligatorio sposarsi. No, ma a parte questo, io poi dovrei andare in casa, fare il ragù, aspettare il mio maritino che si ferma da Scilla a mezzogiorno e tre quarti sotto il sole, fa fare un lavorettino lì veloce. Senti, poi arriva a casa, ciao amore, c'era, e mi rompe pure le perché ho speso troppo per fare il ragù. C'era? Certo che un marito ti rompe le E lui è appena andato con Scilla, gli ha dato 50.000 sotto 47 gradi di calore, Io ricordo, maestro, ricordo diversi anni fa, magari c'è ancora, sarà anziana se c'è ancora, c'era una con una roulotte. Ah, sì. Allora l'uscita di una tangenziale è Borgo Panigale. Sì. Ora Borgo Panigale, uscita tangenziale, Bologna. Ma c'è ancora. C'era una roulotte con una lì che faceva il suo mestiere. Ah, faceva le sue cose. E l'ho fatta vedere. Allora, un giorno una roulotte beigina, quelle piccoline un po' stile Ogo. Giorno mi chiama una signora al centralino e mi dice: sa, signora Marchi, che cosa mi è capitato? Che cosa le è capitato, signora? Mio marito va... E dico, signora, non sarà mica l'unico, no. E dice, ma come l'ha scoperto lei? Dice, ma sa, mi ha detto che andava a correre in bicicletta con gli amici, io poi sono uscita per andare a messa e ho visto la bicicletta di mio marito appoggiata alla roulotte. Cioè, allora, dice, ma sì, magari, sì, magari non è di mio marito. Però l'ho guardata bene e siccome aveva un adesivo, no, nella bicicletta che aveva soltanto lui perché l'ho regalato io, ci avrò capito che era lì. E ho pensato, ma non sarà dentro, no, non ma sarà lì, sarà andata, ecco. Cioè allora ho aspettato e la p***a in disabile ha accompagnato il marito fuori dalla roulotte e lì c'era la moglie. Capito? Questi ometti che della domenica mattina dicono vado a fare un giretto in bicicletta. Sì, la domenica c'è la paolese, terribile. Vado a comprare le sigarette. Io e il maestro usciamo verso le 8:30, le 9 per andare a prendere gli appunti. L'argomento è sicuramente molto interessante, però noi abbiamo... Gnoccola, avranno il terrore sulla paolese, non batteranno più un chiodo. No. Scusate, se ti interrompo, allora altri 300 possibilità per i numeri fortunati, e loro stanno prenotando le domande che avranno le risposte dopo la diretta, perché abbiamo pochissimo tempo. Anche perché io torno al 28. Anche per andare a prostitute, diciamo così, sennò viene tutto un bip questa trasmissione. Bella però! Anche per prostitute ci vogliono dei soldi, maestro. Ah sì. È vero o no? Ma quelli li trovano sempre, non ti preoccupare. Io conosco uno che si è venduto la radio dall'automobile, conosco un altro che io ha rubato... conosco un altro che ha fatto l'assicurazione al cellulare, poi ha fatto finta che gliel'ho rubato, si è preso quei soldi lì, poi li ha spesi tutti così. Sì. Ah, la vita è un film. C'è di tutto! La vita è un film! L'importante è che sia lieto fine. È un thriller, però è un film. Ora, l'importante è che il film sia lieto fine, perché altrimenti è una disgrazia,